Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Questo è il primo di una serie di video dedicati ad AutoCAD e al disegno tecnico. Quindi non perdiamo tempo e vediamo come si presenta il programma subito dopo averlo installato. Allora, questo è il layout tipico degli AutoCAD moderni, diciamo. Ma se siete abituati o siete più comodi a lavorare con la visualizzazione classica come me, non dovete far altro che posizionarvi su quest'icona a forma di ingranaggio e selezionare modalità classica di AutoCAD. Dopo essere passati alla visualizzazione classica, vi mostro come modificare o visualizzare le barre degli strumenti. Per esempio, questa è la barra degli strumenti di disegno che io posso spostare dal punto in cui era e riposizionare in un altro punto del programma. Oppure, se non mi serve più, posso eliminarla in questo modo. Per visualizzare nuovamente la nostra barra degli strumenti, non devo fare altro che posizionarmi in questa zona dove non sono presenti, o comunque dove non sono presenti altre barre, cliccare col tasto destro e successivamente su AutoCAD. Qui c'è l'elenco di tutte le barre di default di AutoCAD e trovare tra queste quelle che mi interessano. In questo caso mi interessa la barra degli strumenti di disegno che andrò a riposizionare per comodità nello stesso punto di prima. Invece per modificare una barra degli strumenti bisogna riposizionarsi in un punto dove non ci sono barre e questa volta selezionare personalizza. In questo modo si aprirà un elenco con tutti i comandi presenti in AutoCAD. Quindi io posso scegliere il comando che mi serve, posso sceglierlo da questo elenco oppure per comodità magari scriverlo in questo elenco. Per esempio, a me fa comodo avere il comando trancia su una barra, posso cercarlo da questo elenco oppure scriverlo direttamente in questo campo, così. Adesso che me l'ha visualizzato, non faccio altro che premerlo e trascinarlo su una barra a mia scelta. In questo caso lo metto qui, nel punto in cui desiderate. Bene, diamo l'ok e il nostro comando si troverà sulla barra, da noi scelta. A questo punto, possiamo fare un salto, nelle opzioni, che si trovano sotto strumenti e, nella scheda visualizzazione, possiamo modificare per esempio i colori attraverso questo pulsante, i colori del layout. Possiamo intervenire su qualsiasi elemento del layout di AutoCAD. Per esempio, a me serve avere lo sfondo nero e posso cambiarlo attraverso questo menu a tendina, selezionare nero, fare applica e chiudi e come vedete il colore è modificato. Sempre attraverso questa barra possiamo decidere di modificare le dimensioni del nostro puntatore a croce attraverso questo fader. Oppure modificare co cosa visualizzare nell'area layout, ma questo è comunque lo vedremo più avanti quando parleremo dello spazio carta e della messa in tavola. Spostandoci nella scheda apri e salva, possiamo decidere se rendere compatibile il nostro file con le versioni meno recenti di AutoCAD e impostare per esempio la tempistica del salvataggio automatico. Nella scheda sistema invece possiamo intervenire sulle opzioni 3D attraverso questo pulsante e mentre attraverso la regolazione manuale possiamo decidere se attivare o disattivare l'accelerazione hardware. Per utilizzare diciamo al meglio questa funzionalità è consigliabile disporre di una scheda video dedicata diciamo della famiglia Quadro per l'NVIDIA oppure per FireGL per l'AMD. Ok, invece nella sezione preferenze utente vi mostro adesso un'opzione che personalmente trovo molto, molto utile e mi velocizza alquanto nel disegno, e cioè la personalizzazione del comportamento del pulsante destro del mouse. Deselezionando questa voce, non apparirà più il tipico menu a tendina, ma premendo il tasto destro, il programma si comporterà come se schiacciaste il pulsante invio della tastiera. Queste sono le opzioni che per ora vi serve sapere e che in seguito comunque all'occorrenza ve ne mostrerò altre. Diciamo che ora siamo pronti per disegnare la nostra prima linea. Il comando della linea lo potete trovare sulla barra degli strumenti disegna oppure scrivendo linea o L nella barra dei comandi qua sotto. Noi lo selezioniamo da qua e vedete che ora il programma è pronto e vi chiede di specificare il primo punto. Per ogni comando selezionato, AutoCAD vi dirà l'azione da seguire per completarlo. Bene, dopo aver selezionato il primo punto, un punto qualsiasi nello spazio, vi faccio notare che la linea
segue il nostro cursore e posso continuare a disegnare linee consecutive fino a che decido di chiudere il comando col tasto destro, in questo modo. Ma come faccio a disegnare una linea perfettamente dritta? Ecco, in questo caso, a questo proposito, vi introduco altri importantissimi disegni, altri importantissimi strumenti per il disegno, che potete trovare nella parte inferiore del programma attraverso questa serie di icone. Per esempio, quello che serve a noi ora è la modalità orto. Diciamo che orto sta per ortogonale, quindi vuol dire che la linea rimarrà vincolata ad angoli di 90 gradi, quindi posso continuare a disegnare linee orizzontali e verticali perfettamente dritte e allineate con l'angolo di 90 gradi. Quando ho finito di disegnare le mie linee, chiudo il comando sempre col tasto destro. Ok, ma adesso se volessi disegnare linee che avessero un preciso grado di inclinazione, come faccio? Niente di più semplice, possiamo andare sempre su questa barra di icone e cliccare su puntamento polare oppure schiacciando F10 sulla tastiera e si attiverà la modalità puntamento polare. Attraverso questa modalità, che ovviamente esclude la orto, si può impostare l'angolo di inclinazione schiacciando col tasto destro sull'icona e successivamente su impostazioni. In questo campo si può decidere l'angolo di inclinazione. Io, per esempio, decido che mi fa comodo 45 gradi, do l'ok e sempre attraverso il mio comando linea premo il primo punto della linea e vedete che AutoCAD, comunque, la linea segue comunque il cursore, però il programma mette in evidenza attraverso queste linee tratteggiate verdi l'angolo che ho impostato e i suoi multipli, quindi 0, 45, 90, eccetera. Io decido che mi fa comodo 45, do il secondo punto e chiudo il comando col tasto destro. Bene, ora vediamo altri tipi di strumenti per il disegno. Per esempio, questa è l'icona che ci permette di attivare o disattivare gli snap ad oggetto, oppure premendo F3 sulla tastiera. Gli snap ad oggetto non sono altro che delle calamite, cioè dei punti di ancoraggio che ci aiutano ad unire o a modificare o a spostare i nostri oggetti attraverso dei punti ben specifici. Per modificare i tipi di snap che interagiranno con i nostri oggetti, basta fare clic col pulsante destro sull'icona e successivamente su impostazioni. Qui sono mostrati tutti i tipi di snap presenti in AutoCAD con i quali potete lavorare. Io per comodità li seleziono tutti e do l'ok. Invece con il pulsante F11 oppure attraverso quest'icona possiamo attivare la modalità puntamento snap ad oggetto, che ora vi mostro come funzionano. Bene, prendo il mio comando linea e inizio a tracciare il contorno della mia figura geometrica in questo modo. Bene, ora mi trovo nella condizione di non sapere la lunghezza di questo lato, ma di voler allineare comunque la linea a quella del lato opposto. Non devo fare altro che posizionare il cursore in corrispondenza del punto di snap. In questo caso è un punto finale, ma potrebbe essere qualsiasi altro punto di snap che abbiamo selezionato. Per esempio, in questo caso abbiamo il punto medio, però non ci serve il punto finale. E lasciare che il programma memorizzi il punto e me lo indichi attraverso quella croce verde che vedete lì. Quindi ora non devo fare altro che tornare a tracciare la mia linea e vedete che in corrispondenza del punto finale AutoCAD mi vincolerà la lunghezza in corrispondenza dello snap. Se vogliamo invece effettuare il puntamento su un punto snap ben specifico, vi basti tenere premuto il tasto Shift e successivamente il tasto destro. In questo caso, in questo modo si aprirà un elenco con tutti i punti snap ad oggetto presenti in AutoCAD. Voi potete selezionare quello che più vi piace, per esempio, noi abbiamo bisogno cioè di quello di cui avete bisogno più che altro. Noi abbiamo bisogno del punto finale, dello snap oggetto finale, quindi selezioniamo su fine e vedete che AutoCAD mi selezionerà solo i punti finali, cioè la selezione di quello snap in quella modalità esclude tutti gli altri tipi di snap che avete selezionato precedentemente. A noi in questo momento ci fa comodo, quindi schiaccio sul punto finale e chiudo il comando linea con il pulsante destro. Gli ultimi strumenti di disegno più o meno indispensabili, diciamo per abitudine o per esigenza, sono questi qua. Quindi l'attivazione e la disattivazione della griglia, che personalmente non uso, attraverso quest'icona oppure premendo il tasto F7.
e il relativo snap alla griglia, praticamente vincola la posizione del cursore alla griglia. L'intervallo dello snap e la spaziatura della griglia sono regolabili sempre attraverso il pannello impostazioni, in questa zona e in questa zona. Bene, poi abbiamo lo strumento consenti e non consentire OCS dinamico. Ma per ora lo tralasciamo perché sarà più chiaro quando parlerò appunto dell'UCS. Poi abbiamo l'input dinamico che è attivabile anche tramite il pulsante F12. In pratica consiste nella visualizzazione di una finestra di dialogo con un comando attivo, per esempio linea, a fianco al cursore nel quale leggere le misure oppure scrivere dei comandi. Io personalmente non la uso, quindi la deseleziono. Poi è rimasto mostra e nascondi spessore linea a video e poi mostra proprietà rapide che funziona più o meno come l'input dinamico e che personalmente non utilizzo. Prima di passare all'ultimo argomento, volevo mostrare come ci si muove nello spazio disegno. Facendo un semplice scroll in e scroll out con la rotella, si può utilizzare lo zoom. Invece, tenendo premuto sempre la rotella, si utilizzerà il pan, praticamente apparirà il cursore e si trasformerà in una manina e voi potete muovervi nel disegno come praticamente fate spostando un foglio di carta. Invece, facendo doppio clic sulla rotella, sempre sulla rotella, utilizzerete lo zoom estensione, che praticamente che centrerà allo zoom più grande possibile tutti gli oggetti presenti nel disegno in questo modo. Vedete, io faccio zoom in, poi doppio clic sulla rotella e lo zoom estensione fa questo lavoro. Ora, per concludere questo primo video, vi mostro i metodi di selezione che in AutoCAD sono due, cioè il primo è la selezione dell'oggetto da destra verso sinistra e il secondo è da sinistra verso destra. Allora, il primo tipo di selezione praticamente crea un'area verde con i contorni tratteggiati, in cui per selezionare l'oggetto basta che un solo punto di questo oggetto rientri nell'area di selezione in questo modo. Come vedete, il mio oggetto è selezionato. Mentre nella seconda modalità di selezione, cioè quella da sinistra verso destra, AutoCAD mi creerà un'area di selezione blu dove per selezionare l'oggetto bisogna che sia selezionato nella sua interezza. Quindi se lo prendo per metà, vedete che non lo seleziona, ma devo prenderlo per la sua interezza. Questo tipo di metodo di selezione serve per effettuare delle selezioni più precise. Invece, se vogliamo sottrarre degli oggetti alla selezione, per esempio adesso aggiungiamo un po' di oggetti, vi basta tenere premuto il tasto Shift e poi effettuare le selezioni sugli oggetti. Vedete che gli oggetti vengono sottratti alla selezione. Bene, il primo video tutorial di AutoCAD finisce qui, grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Gesticolo troppo!